Governo e Strada dei Parchi non si mettono d'accordo e a pagarne il prezzo, nel senso letterale del termine, potrebbero essere i cittadini. Il piano economico-finanziario che riguarda le A24 e A25 è scaduto nel 2015. A 7 anni di distanza, nonostante le sollecitazioni dell'Unione Europea, una sentenza del Consiglio di Stato e un commissario, Maurizio Gentile, che si è dimesso a dicembre, l'accordo tra le parti non è stato raggiunto. Nel frattempo sugli utenti pende una spada di Damocle e quella dei rincari dei pedaggi di circa il 34%. Il costo delle autostrade sarebbe dovuto aumentare dall'inizio del 2022, ma a seguito di 2 emendamenti, a firma anche della parlamentare aquilana Pezzopane, il rincaro è slittato al prossimo 1° luglio. Motivo del contendere sarebbe il conto dei lavori di manutenzione. Per la messa in sicurezza antisismica, nella legge di stabilità del 2012 sono previsti oltre 6 miliardi di euro di lavori, di cui circa un terzo a carico di Strada dei Parchi. Inoltre un altro miliardo dovrebbe arrivare col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È su questo anche che la discussione sul PEF si intralcia, si blocca, perché il concessionario con la vecchia concessione avanza delle prerogative. Ma deve anche il concessionario fare la sua parte. Questo è un po' il punto su cui ci si arena. Strada dei Parchi è una società privata e quindi fa gli interessi della società privata. Il governo deve fare gli interessi dei cittadini. Quindi la soluzione migliore va adottata e rapidamente, perché i cittadini non abbiano né aumenti di pedaggio né ancora e ulteriori fastidi nella percorrenza di queste importantissime tratte. Io mi auguro che si possano trovare soluzioni, diciamo, di pace, non di guerra, perché poi quando si aprono i contenziosi possono appunto drammatizzarsi le situazioni. La Pezzopane smentisce la voce circolata nelle ultime settimane secondo cui Strada dei Parchi avrebbe avviato l'iter di rescissione della concessione in vigore fino al 2030. Non mi risulta, ha detto la parlamentare, ma in caso di revoca della concessione la società avrebbe diritto a un cospicuo indennizzo. Intanto sono state concluse le indagini sulla mancata manutenzione dei viadotti, inchiesta che coinvolge proprio Strada dei Parchi e di cui si occupano le procure di Pescara, Chieti, Sulmona e L'Aquila. Quest'ultima ha già chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone, tra coloro che andranno a processo anche Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo che controlla Strada dei Parchi.